Il 5 e 6 giugno la terza E dell'Istituto Torelli di Fano andrà a Milano per partecipare alla fiera concorso dove tutti i vincitori delle selezioni regionali del progetto di formazione del Ministero presenteranno il frutto del loro lavoro davanti a una selezionatissima giuria di esperti formata da imprenditori, designer, docenti universitari di fama internazionale. A supervisionare l'iniziativa nella sezione marchigiana della Junior Achievement, la più vasta organizzazione mondiale no profit dedicata all'educazione imprenditoriale ed economica nella scuola. 122 paesi, 450.000 volontari e 10 milioni di studenti al mondo. Questi ragazzi, se li lasciamo creare, sono dei grandi imprenditori naturali, cioè loro non è che loro sanno le cose che fanno, ma hanno la capacità di recepire le informazioni da genitori, amici, tecnici, cioè, quindi la loro capacità non è tanto sapere ciò che so, ma sapere quante persone possono aiutarmi a risolvere il problema, e quindi fanno delle cose meravigliose. Quindi chi dice che l'Italia è un paese che forse non ha futuro deve venire a vedere queste cose e capire che il futuro c'è se lo lasciamo crescere. I ragazzi della terza E hanno elaborato un portapacchi innovativo, ma anche i loro colleghi della terza F con un compattatore ecosostenibile e quelli della terza D con una rivoluzionaria custodia per cellulari hanno ben figurato nella selezione regionale, ma per tutti è valsa la possibilità di mettere a frutto le nozioni acquisite a scuola in campo progettuale, linguistico e di creatività, vero scopo del progetto di alternanza scuola-lavoro del Ministero. Si tratta di un'opportunità che i ragazzi hanno di declinare le conoscenze teoriche tipicamente liceali anche in contesti operativi, e quindi qui sperimentano le capacità delle loro discipline, la traduzione in inglese, le conoscenze informatiche, le conoscenze di calcolo matematico, anche competenze discorsive, relazionali di carattere generale di base, applicandole in contesti concreti, in contesti operativi. Impresa in azione. Prima che...